carichi, carichi, carichi alla festa del vino di Monte Carlo, sotto questo splendido cielo, con una luna meravigliosa, inizia l'avventura 2017 di una grande manifestazione, 50 anni di festa del vino. Un traguardo importantissimo, te guarda, un grande pubblico, un pubblico giovanile, un pubblico felice, è un anno che ci lavoriamo, sono 10 anni che la prepariamo, credo che il risultato stia arrivando e sia quello che ci aspettavamo. Poi qui tutto allargato, nel senso che c'è una mostra fotografica, ci sono da tutte le parti clown, gente che balla, gente che canta. Sì, ci sono parti del paese che sono sempre rimaste chiuse al pubblico, che possono essere ammirate per la prima volta. Mai come questa edizione, il centro di Monte Carlo è visitabile in tutti i suoi piccoli meandri, nelle vie secondarie, meraviglioso. Quindi si è proprio aperto al pubblico. E quando io vedo indietreggiare Abramo, è bravissimo perché ha gli occhi anche dietro, stava per picchiare in un vaso ma l'ha schivato. E senti, c'è stata una grande serata, il 31, l'inizio di tutto. È stato dato un premio a Fulvio Pierangerini, che è uno dei più grandi chef al mondo, che però deve molto a Monte Carlo. Sì, lui lo ha ricordato all'interno del Teatro dei Rassicurati, questa esperienza è maturata a San Vincenzo con un nostro concittadino, Duilio Pieraccini, grande ristoratore, grande nostro concittadino, che fra virgolette come amico ha avviato, così, con spontaneità, come ce l'ha raccontato Fulvio Pierangelini, questa sua poi grandissima passione per la cucina. È stato un momento particolarmente emozionante e anche toccante. Potevano mancare le telecamere della trasmissione sotto il cielo di Monte Carlo ad una serata così importante? No, ha pensato a tutto Abramo Rossi. Sono super felice di essere qui, mi emoziona quasi un po' un ritorno all'antico, alla mia vita, alla mia storia. Da troppi anni non ho più un ristorante, ma pur cucinando tutti i giorni, ma qui respiro un po' i miei ricordi, tutti i miei sacrifici, tutti gli anni passati in cucina, passati da sfogo al mio talento che mi è stato donato, con grande impegno, con grande sacrificio, con grande cura, grande attenzione, grande rispetto. In questi decenni lei professionalmente è cresciuto molto e lo sappiamo, però anche i vini di Monte Carlo. Ma io sono assolutamente innamorato dei vini di Monte Carlo, lo dico sempre, lo ridirò ancora, quando Gino Veronelli, il nostro grande maestro, il nostro vero grande maestro, raccontava dei vini di Monte Carlo e ne narrava le lodi, quindi da allora sono passati, ahimè, quasi 40 anni che io continuo ad amare i vini di Monte Carlo. È stato il Teatro dei Rassicurati nel cuore di Monte Carlo ad ospitare l'atto ufficiale di premiazione con il premio alla carriera del grande chef Fulvio Pierangelini. Il premio è il frutto della collaborazione tra amministrazione comunale e consorzio dei produttori di Monte Carlo guidati da Gino Carmignani. Dopo i saluti del sindaco Vittorio Fantozzi, del presidente Coldiretti Lucca, Cristiano Genovali, è stato proprio Gino Carmignani a tessere le lodi della realtà produttiva di Monte Carlo, che ha poi saputo sintetizzare ai nostri microfoni in poche parole. Di più di una grande festa, perché significa il passato che si proietta nel presente e decide il futuro, quindi 50 anni straordinari che continuano. Angelita Paciscopi, vice sindaco di Monte Carlo, ha sottolineato le motivazioni del premio a Fulvio Pierangelini, ripercorrendo la carriera ma anche gli aspetti caratteriali che di certo hanno contribuito al successo del grande chef. Poi la consegna ufficiale. Prima un quadro del maestro Roberto Pasquinelli, riconosciuto come il maestro delle vigne, e poi il premio consegnato dalle mani del vice sindaco Paciscopi.
Successivamente gli ospiti e tanti giornalisti enogastronomici si sono spostati nella piazza d'armi, sempre a Monte Carlo ovviamente, per l'apertura ufficiale della manifestazione. Il presidente del DOC Monte Carlo ha scoperto una bottiglia gigante a ricordare a tutti quanti coloro che entreranno in questo spazio che la festa del vino compie 50 anni. Poi il sindaco Vittorio Fantozzi ha dichiarato aperta la manifestazione con il taglio del nastro. Sono 50. E sono 50 e in questo momento i nostri pensieri sono rivolti ai nostri ospiti di questa sera e a tutti i montecarlesi che in questi 50 anni hanno dato più che l'anima per tenere viva questa comunità, di cui questa festa è la testimonianza più autentica. Tanti gli ospiti, tra questi il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, che ha colto l'occasione per donare il simbolo della Toscana all'amministrazione comunale di Monte Carlo. Monte Carlo è una delle città più belle della Toscana, è un borgo particolarmente famoso e caratteristico per la sua capacità di attrazione artistica, è una realtà che dalla prima metà del 300 è rinserrata in queste mura con questi monumenti bellissimi e per le sue produzioni. 50 anni di festa del vino rappresentano l'occasione per ringraziare anche tutte le associazioni e i singoli operatori economici che hanno reso il vino di Monte Carlo così pregiato e conosciuto nel mondo. Siamo in cucina per presentarvi i piatti della prima cena del Salotto del Vino e del Verde. Siamo in compagnia di Stefano Pinciaroli, che è lo chef di turno del ristorante PS di Cerreto Guidi. Allora, velocemente, raccontaci i piatti. Allora, i piatti della serata si parte dagli antipasti, quindi il primo è vegetariano, è la panzanella di ceci, che praticamente sarebbe una crema di ceci montata all'olio e pepe nero con una centrifuga di cavolo cappuccio viola e un mirepoix di verdure, carote, sereno e cipolla, con aceto di vino rosso. Poi si prosegue sull'altro piatto, diciamo è un cavallo di battaglia della serata. Sembrerebbe quasi un dolce, e lo è da tanto che è buono, è morbido, è fragante, un capolavoro. Raccontaci questo capolavoro. Questa è praticamente un cavallo di battaglia del ristorante, la terrina dei fegatini al vinsanto, quindi è del fegatino di pollo montato al vinsanto con grue di cacao, quindi fave di cacao tostato, olio extravergine, un croccantino di pane e marmellata di cipolle rosse. È una rivisitazione del crostino di fegatini alla toscana. Qui invece facciamo una sorta di doppietta, come si faceva con la 500, perché? Prima seconda, praticamente è un primo secondo, quello che chiamo, perché è anatra, un cannellone ripiena all'anatra, quindi l'anatra è finita dentro il cannellone, quindi praticamente non c'è formaggio, besciamella oppure ricotta, quindi praticamente la carne è finita dentro il cannellone, ricoperta da una pasta all'uovo molto fine, passata praticamente in forno gratinata e poi servita con un fondo bruno di anatra fatta dalle ossa dell'anatra. Questa invece è scamerita. Scamerita. Anche questa, una cottura a bassa temperatura in sottovuoto, ha fatto una notte intera, dopodiché viene passata in forno, fatta arrosto, servita su un letto di patate, salsa di prugne e maggiorana, quindi è un po' una rivisitazione di un piatto rinascimentale. Eccoli i quattro vini protagonisti della nostra serata e il nostro sommelier ce li spiega tutti. Sì, allora abbiamo Vermentino Fattoria del Teso. Fattoria del Teso produce questo vermentino in purezza 100%, profumi gradevoli, fiori bianchi, frutta, ananas, buon gusto al palato sicuramente, ottimo il gusto al palato, si notano la presenza di fiori bianchi, la presenza della frutta, ananas, una leggera sapidità tipica del vermentino e tipica del vermentino di Monte Carlo, con una sapidità gentile, morbida, dolce, carina, abbinamento su piatti antipasti, come stasera abbiamo avuto modo di testare, perfettamente riuscito. L'altro bianco. Passerei al secondo bianco, Terre dei Cascinieri, un vino un pochino più composito, è un bianco della fattoria Vandanna,
Questo vino si presenta al colore un attimino più intenso, al profumo sicuramente anche, sì, infatti è un profumo molto più intenso, più deciso, più marcato e direi sicuramente più materico al palato. In effetti perfettamente si connota la materia di questo vino, che si compone di vitigni internazionali a bacca bianca, tipici di Monte Carlo. Semillon in questo prodotto, Pinot Bianco, Pinot Grigio, anche un pochino di Vermentino e Trebbiano di base. I rossi. Siamo ai rossi, Terre dei Cascinieri Rosso, è annata 2005, questa è un'annata un pochino particolare, un prodotto anche particolare. Difficile nell'abbinamento, difficile nel gusto e nell'olfatto sicuramente. La presenza in questo vino di frutti a bacca rossa sicuramente, abbiamo un sentore di Fox, un attimino da espandere. Al gusto si presenta perfetto, pulito, deciso. Sicuramente l'abbinamento per questo tipo di vino è con cacciagione e piatti abbastanza forti. Stasera l'abbiamo abbinato con l'anatra, era perfetto, con il primo piatto era perfetto. Andrei all'ultimo vino rosso, Anfidiamante, Fattoria del Teso, annata 2013. Vino anche questo che si compone di diversi vitigni, vitigni internazionali. Abbiamo oltre al sangiovese autoctono Merlot, Syrah e Petit Verdot. Profumi sempre, andiamo in ordine di scala, siamo sempre su fiori rossi, qui anche un leggero sottobosco riusciamo a sentire, al palato. Buona freschezza, ottimo il gusto e oserei dire che questo vino ha potenzialità per poter essere invecchiato. Bene, ed eccoli qua, i nostri quattro protagonisti, i vini di Monte Carlo. Sotto il cielo di Monte Carlo termina così questa serata. Qui abbiamo degli avventori, a dove venite? Da Borgo a Mozzano. Da Borgo a Mozzano. Borgo a Mozzano. Bagni di Lucca. Bagni di Lucca. Allora, ma è qui il piatto? Ma è finito. Allora, allora però ci diamo appuntamento a domani. Lo diciamo? Sotto il cielo di Monte Carlo. 1, 2, 3, vai! Sotto il cielo di Monte Carlo! Ci vediamo domani. È la serata ebriai, si vede.